Bene, benvenuti su GitBar, nuova settimana e nuovo episodio qua del nostro podcast. Anche oggi abbiamo un ospite speciale, ma come mio solito vi lascio un po' di suspense perché, come sempre, vi devo ricordare i nostri contatti. info@gitbar.it e @brainrepo su Twitter sono gli handle classici per contattarci. Ma esiste un modo, che è quello da noi preferito, che è Telegram. Noi abbiamo una community Telegram, più di 500 membri all'attivo, ci incontriamo tutti i giorni a tutte le ore per parlare delle cose che ci piacciono di più. Quindi se non l'avete ancora fatto, aprite il vostro client Telegram preferito, cercate GitBar e trovate il nostro gruppo e mi raccomando iscrivetevi. Benvenuti su GitBar, il podcast dedicato al mondo dei full stack developer, i mezzo artigiani, mezzo artisti, che ogni giorno infilano le mani nel fango per creare, nel modo più efficiente possibile, quei prodotti digitali che quotidianamente usiamo. Ecco qua, oggi sono con Gabriele Petronella, co-founder e software engineer a Buildo e anche organizzatore della Scala Italy, un evento di portata nazionale che, mi ricordava prima Gabriele, sarà tra qualche giorno, giusto? Sì, giusto. Ciao a tutti, ciao Mauro, ciao a tutti quelli che stanno ascoltando questo podcast e grazie per l'invito e sì, ne approfitto subito per una marchetta che settimana prossima, sabato, avremo una conferenza appunto su Scala italiana, virtuale, è la prima volta che lo facciamo in virtuale e in italiano, approfittando di questa situazione pandemica strana, ci siamo un po' reinventati quest'anno, sperando di poter tornare a mangiare cose buone in giro per l'Italia. E a bere birre, le classiche birre. E a bere birre, esatto. Comunque, comunque davvero io me l'ero perso, sicuramente se sarà online riuscirò a vederlo, anche perché devo vedere, anche se in modo digitale, un meeting dei discepoli di Odeschi. Sì, è un po' una setta, devo ammettere, siamo pochi ma buoni in Italia, ma ci difendiamo. Davvero in Italia non ci sono tanti sviluppatori Scala da quello che vedo, e soprattutto come ambiente è quasi tutto legato alla fintech, se non mi sbaglio. Sì, diciamo che è un po' il cavallo di battaglia. Noi siamo tra le poche aziende che lo usano per scrivere, diciamo, servizi di back-end anche per altri contesti, ma sicuramente l'ambito fintech, l'ambito anche di data science, diciamo, è quello che l'ha fatta padrone su Scala. Ed è vero che la community è piccola, ma è comunque in grande crescita e proviamo sempre a creare occasioni di confronto tutti gli anni e quando si poteva anche con il meetup a Milano e in altre città, quindi è vero, ci si prova. Per un momento dimenticavo tutto il mondo del data science e di Spark e Co, che comunque è vero, sì, che esatto, c'è anche per Python, però tutti quelli che io conosco sono scalisti. Ma perché Spark è storicamente molto più votato sull'API Scala, diciamo, quindi sì, è una piccola nicchia dove è effettivamente è molto diffuso. Però prima di parlare di robe tecniche, no? Sì. La domanda che faccio di solito ai nostri ospiti è come sei entrato nel tunnel e qual è stato il tuo percorso che ti ha portato da prima verso Scala e poi verso TypeScript? Sì, ma allora, io diciamo che mi sono approcciato al mondo Scala diciamo intorno al 2012, grosso modo. All'epoca era appena uscito il corso su Coursera di Odersky, che era un corso gratuito delle PFL, era una roba abbastanza nuova. Avevo sentito parlare di Scala all'università. All'epoca, nel 2012, stavo studiando, finendo di studiare, diciamo, nel mio master appunto al Politecnico, e quindi ho detto, vabbè, inizio a guardarci. Più o meno nello stesso periodo stavamo fondando Buildo con i miei soci e avevamo un primo grosso progetto dove dovevamo lavorare in un ambito, tra l'altro, abbastanza delicato, un ambito medico, quindi volevamo usare una tecnologia che ci desse abbastanza confidenza di
come dire, scrivere codice in maniera abbastanza sicura, ma non impazzire dietro a quello che all'epoca era Java 7, che non piaceva un po' a nessuno dei partecipanti. Adesso è migliorato tanto, devo dire, il linguaggio è sempre più interessante Java, un pochino, qua vado solo un po' di parte, ma un pochino sta copiando Scala, giustamente, e quindi, non so, Scala sembrava una buona scelta, l'avevamo appena finito di studiare io e altri soci dell'azienda, detto, vai, partiamo, usiamo Scala, e poi da allora non ci siamo più o meno più guardati indietro. Questo è per quanto riguarda Scala. Nel frattempo, nello sviluppare i backend siamo partiti, scusa, i frontend siamo poi partiti con sostanzialmente JavaScript, molto inizialmente con AngularJS, per chi se lo ricorda, il primissimo Angular, e grazie al cielo è migliorato tanto anche quello da quando l'hanno cambiato in Angular. Direi di sì. Droppando il JS, ma noi abbiamo ancora gli incubi del primo AngularJS, siamo migrati poi lentamente verso React. E devo dire leggermente, adesso noi siamo uno shop di React, TypeScript e Scala sostanzialmente, e leggermente prima che diventasse un trend mondiale, cioè direi sostanzialmente io reputo che nel gennaio 2019 il mondo si è accorto di TypeScript più o meno, credo che sia successo un po' per motivi di maturità, di adozione da parte di grosse aziende, un po' perché altre opzioni sono andate sempre più diminuendo, per esempio Flowtype, che è tuttora un linguaggio tipizzato, sviluppato da Facebook sopra JavaScript, era un po' stagnante, poi è stato ufficialmente marcato come un linguaggio interno a Facebook. E non un po' prima, quindi fine 2017-2018, ci siamo approcciati a TypeScript perché avevamo iniziato a gestire progetti molto grandi e JavaScript su progetti molto grandi. Magari avremo modo di approfondire un po' durante la chiacchierata oggi, ma inizia a star stretto. Se hai dei team che crescono, dei progetti che crescono, TypeScript inizia a essere molto utile. Io ricordo che il vero primo endorsement importante di TypeScript è stata l'adozione proprio con Angular, dove ce l'avevi out of the box e non avevi grosse alternative. Oltre quello, nel senso che no, Angular sì, veniva con TypeScript e quello ti pigliavi. Infatti io così, vero, la prima volta sono arrivato a TypeScript. Però faccio una premessa. Io amo TypeScript, lavoro su TypeScript il 95% del mio tempo, e ne apprezzo bene tutti i vantaggi, però credo che la mia posizione è molto biased, cioè, è legata a un bias molto forte. La mia domanda è, avere questo, questo sistema, come l'ha definito un amico, evanescente sopra JavaScript, in qualche modo può inficiare su quella che è la produttività nello scrivere codice, dal tuo punto di vista? Allora, è una domanda che a cui si possono dare risposte semplicistiche, ma mi avventurerò in una risposta un po' più complessa. Allora, TypeScript di per sé, iniziamo dal punto di vista puramente di tecnologia, è al contempo un piccolo gioiello per quello che fa, ma per quello che ha, ti fa anche un sacco incazzare, se mi passi il termine, soprattutto se arrivi da un linguaggio che è un linguaggio un po' più coeso e studiato per essere fatto in quel modo, tipo Scala, ma tipo anche banalmente Java o altri linguaggi statici. TypeScript si è scelto un compito infame, che è quello di mantenere le semantiche di JavaScript, ma attaccarci sopra un sistema di tipi. E le persone che lavorano su TypeScript non sono esattamente gli ultimi arrivati. Adesso il creatore di cui faccio sempre fatica a pronunciare il nome, ma è lo stesso creatore di C#, di Pascal prima, cioè non è proprio l'ultimo arrivato. Quindi fa molto bene un compito molto difficile da fare e per questo è pieno di buchi. Quindi è facile spararsi nei piedi usando TypeScript a volte, se lo usi, cioè devi comunque avere un minimo di disciplina, perché puoi fare degli errori che in linguaggi tipo Scala non puoi fare, punto. Ci devi impegnare quantomeno molto di più. Sul discorso produttività versus non produttività dipende un po' come la misuriamo, perché nel super short term
è vero che TypeScript ti rallenta soprattutto quando lo stai imparando, quando non sei molto familiare, e ti impedisce attivamente di fare certe cose. All'inizio può sembrare un problema, che magari non riesci a scrivere la funzioncina che eri abituato a scrivere. Pian piano, nella mia esperienza e nell'esperienza di chi ho visto approcciare sempre più i benefici di TypeScript, questo diventa un po' un vantaggio, nel senso che tipicamente le cose che non riesci a fare in TypeScript forse era meglio che non le facevi. Questo è un po' quello che dico spesso, cioè se stai scrivendo una roba fortemente dinamica in JavaScript che ti permette di farlo, che però non riesci a tipizzare bene in TypeScript, forse non era l'API migliore che potevi disegnare e forse non era così chiaro. E questa è un'esperienza che secondo me è diventata molto chiara nel momento in cui un sacco di progetti open source molto javascriptosi, se mi passi il termine, stanno convertendo la loro codebase a TypeScript di recente. E adesso, banalità, cioè ogni volta che apro qualche componente che usiamo di React, spesso noto questo trend a convertire le cose direttamente in TypeScript. Lo stesso Vue.js di recente si è svecchiato passando a TypeScript. Per esempio, ma di recente anche per dire React Redux, che è un componente abbastanza importante dell'ecosistema React, è stato riscritto in TypeScript. E questo fa sì che praticamente devi necessariamente normalizzare un sacco di magagni, di cose molto smart e clever che hai scritto in JavaScript, perché in JavaScript te lo fa fare, in TypeScript inizia a litigare col type system. Io lo vedo come un pro, per la maggior parte del tempo. Come tutte le tecnologie, tutti i livelli aggiunti, crea la necessità di studiarlo, di impararlo, è una cosa in più, ovviamente, e vantaggi, ti dà abbastanza vantaggi, secondo me, ad essere un buon investimento, mettiamola così. Sì, questo credo è il mio parere ad oggi. Che TypeScript da una parte è un ottimo coltellino svizzero per situazioni dove la codebase diventa gigante e tu riesci a navigare facilmente la codebase utilizzando TypeScript. Sì. Dall'altra parte però presuppone, come dicevi tu, disciplina e consapevolezza, nel senso che cadere nel tranello del Leni su TypeScript è molto facile. Per chi non usasse TypeScript, Eni è un modo gioioso per dire al nostro transpiler TypeScript: ehi caro transpiler, da questo momento in poi questa cosa non ti preoccupare, fidati di me. È quel fidati di me che di solito nasconde poi le cose più atroci e imprendibili dopo, ingestibili dopo. Confermo. Però se è utilizzato con disciplina ti permette davvero di tenere una codebase che si spiega da sola. Solo che... Sì, ti dà visibilità sulla codebase, nel senso che hai evidenza normalmente quando fai un cambiamento di almeno cosa hai spaccato. Facciamo un esempio proprio terra a terra, a livello di batiscopa, come dico io. Tu devi capire non solo cosa fanno le funzioni, ma che dati prendono in ingresso e cosa sputtano. E tutto il flow della tua applicazione fa transitare delle informazioni, no? Delle strutture di dati. Queste sono esplicite con TypeScript. In JavaScript molte volte si va di console log o di breakpoint per vedere cosa cavolo sta passando in questo momento, perché non hai la contezza davvero dell'informazione che passa. Se corretto, la codebase sì. Diventa grande e tutto... Il nostro cervello ha un limite di memorizzazione, anche perché poi la chiarezza del codice che scriviamo col tempo che passa... Un po' di informazioni le perdiamo, quindi rischiamo di perderci nel nostro stesso codice, quando invece abbiamo tutto esplicito in quel modo, beh, dei vantaggi ci sono. Sì, sono molto d'accordo. Tra l'altro devo dire due cose in aggiunta a questo, visto che è un tema a me molto caro. La prima è che usare TypeScript ti dà visibilità sulle cose che rompi, sulle dipendenze tra progetti. E normalmente quando tu hai tipizzato bene una codebase, il lavoro di un refactor tipicamente parte da un dato, un tipo che cambia, aggiusti tutti gli errori e l'applicazione torna a funzionare. Quello è un'esperienza che io ho spesso quando programmo, cioè io entro nel browser e vedo l'applicazione che va, ok, a meno che non stia lavorando su cose magari di puramente di visive, ma a livello di funzionalità
quando lavoravo con JavaScript su codebase abbastanza grandi, era la norma che tu entravi nel browser, ti beccavi uno stack trace o qualcosa che non andava, piazzavi dei control log, come dicevi, dei console log, come dicevi tu, dei breakpoint, e lavoravi in questo loop tra l'editor e il browser. Io adesso il browser, quando lavoro su web application, lo vedo una, due volte l'ora, magari perché sto facendo delle grosse cose, ma posso tranquillamente stare nell'editor e lavorare nell'editor, e quando non, l'editor compila, quando il TypeScript compila, funziona. La seconda cosa che volevo dire, in realtà, è che questo non implica che la code base sia buona. Nel senso che TypeScript ti rende molto evidente che tu hai tante dipendenze, ma se ogni cosa che tocchi hai 400 cose che si rompono, forse la tua code base è organizzata male. E questo è un tema che a me piace introdurre quando introduco i concetti di functional programming, perché sono quelli che invece dopo, sopra il fatto di avere le basi, cioè tipo sapere cosa si spacca, come organizzare le cose perché siano disaccoppiate nella maniera corretta, functional programming ha un paio di cose da dire. Assolutamente sì, concordo con te. Volevo però portare all'evidenza una delle cose che io, da amatore, amante di TypeScript, faccio sempre i discorsi da bar, no? Dove si parla, ma tu sei un fanboy, quello che ti pare. Però una delle obiezioni che si solleva più spesso è quella di, i tipi ti danno una rete di sicurezza, vero? Quindi la missione c'è dalla persona con cui parlo, però dice anche, questa rete di sicurezza ce l'avresti comunque se tu hai una bella suite di test o ti fai una suite di test più o meno robusta, e quindi non hai bisogno di portarti questa roba sopra che devi comunque manutenere. Quale può essere la risposta a questo tipo di obiezione dal tuo punto di vista? Ma allora, è un argomento molto dibattuto, ovviamente, è un argomento su cui secondo me è difficile, come in tutti questi dibattiti, trovare quella che è un po' la nuance, la sfumatura dell'argomento. Dal mio punto di vista, dire ma sì, basta che riempi tutto di test, è come dire vabbè, ma in macchina non mettere la cintura, basta che riempi di polistirolo la macchina, così quando vai a sbattere sei già nel polistirolo. Cioè, nel senso, ci sono, è vero tecnicamente, chiunque abbia programmato lo sa che non è vero che la suite di test copre ogni centimetro quadrato della code base, che scrivere test è oneroso perché è un lavoro che richiede effort, e che quindi uno deve ragionare su quali sono i trade-off di effort che vuole spendere nel scrivere dei test o scrivere dei tipi. In più, non si sovrappongono completamente. Quindi, lungi da me il dire che non servono i test servono. A me piace avere delle code base dove i test sono significativi, dove aggiusto un test perché ho cambiato un behavior o ho introdotto un bug. Non ogni singola cosa che cambia devo andare a aggiustare tutti i test. Testare, no? If is integer. Esatto, cioè come regola buona, se tu ogni volta che tocchi qualcosa devi cambiare anche i test, vuol dire che tu sei fortemente accoppiato con i test e quei test non servono a granché, da questo punto di vista mio sul testing. I test buoni stanno fermi e tu muovi la tua code base e non li spacchi, in teoria. A meno che non fai cose che devono spaccare i test, ovviamente questo va da sé. La seconda tematica è che ci sono certi tipi di analisi statiche che tu fai sulla tua code base usando un type system che è molto difficile da replicare coi test. Per esempio, la visibilità a livello di intero sistema, se tu stai scrivendo degli unit test fai fatica a farla. Gli input e gli output di una funzione, ok, ma un type system ti dà una visibilità immediata e con un feedback loop molto veloce rispetto a un sistema molto grande, per cui magari un test invece ci metterebbe banalmente molto di più anche a livello di developer experience. Tutto questo aggiungendo il fatto che i test ti danno anche altri benefici riguardanti la documentazione, perché io quando io sarò strano io, ma io leggo un sacco di codice dal mio cellulare, faccio review sull'app di GitHub, quando io vedo una funzione che so che cosa entra, cosa esce, non me lo devo inventare con un IDE o runnare un test a interpretare quello che sto leggendo. Quindi leggere codice che ha dei tipi annotati è utile alla mia testa, perché non mi devo inferire delle informazioni dal contesto. E poi, vabbè, questo va da sé, dà potere agli IDE. Cioè, un IDE non si deve inventare nemmeno lui
quali siano i metodi che puoi chiamare su una cosa, ma sono dati dal type system, e questa cosa viene spesso citata come un vantaggio di TypeScript, e effettivamente lo è, cioè scrivere tu. Io sono uno che di mestiere scrive anche un sacco di tooling, nel mestiere non è vero, di notte. Sono anche il maintainer di un language server di Scala, e quindi so cosa vuol dire lavorare con linguaggi tipizzati per un IDE, e senza i tipi è un casino. E infatti le soluzioni per senza i tipi richiedono grossi sforzi per cercare di capire vagamente dal contesto quali sono le cose in scope, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi... Fantastico, sei arrivato proprio a uno dei punti che volevo provare a vedere con te. Una delle cose che mi dicono sempre è quella di vabbè, ma oggi abbiamo dei linter abbastanza intelligenti che riescono davvero a dedurre comportamenti e ci correggono in una fase di scrittura codice quando siamo sul nostro editor o sul nostro IDE. Perché? Qual è il plus in realtà che un sistema di tipi che poi a build time sparisce ci porta in più rispetto a un ESLint che è molto potente da quel punto di vista? Dipende un po' cosa ci fai. La mia risposta è che ESLint è un bellissimo tool di cui io scrivo un sacco di plugin e mi diverte tantissimo. È estremamente limitato nelle analisi statiche che può fare. Cioè la gente ci ha fatto cose pazzesche, ma ha dei costi allucinanti che in un type system sono una banalità atroce. Quindi a un certo punto devi anche capire qual è l'investimento che tu vuoi mettere nel tool rispetto a quello che ne tiri fuori. Per fare alcune cose di TypeScript, tipo controllare, non lo so, adesso mi sta venendo in mente degli utilizzi che faccio io nella mia vita di tutti i giorni, di librerie che ho scritto anche io, eccetera, farle con ESLint non avrei neanche la più pallida idea di dove partire, non sono neanche sicuro che si possa fare. Cioè, intendiamoci, è un'esperienza di utilizzo infinitamente più... Provo a riformulare. ESLint è un tool di supporto che ti cerca di forzare delle linee guida e prevenire alcuni errori. Fortunatamente negli ultimi anni si è perso l'utilizzo di ESLint come formatter, grazie a Prettier e compagnia bella, e dal mio punto di vista ci sono tutta una serie di cose di ESLint che vengono, così come quelle di formatting sono state delegate a Prettier, vengono meglio con TypeScript. Ma ti dirò di più. Scrivere con un linguaggio che ha dei tipi dovrebbe, e lo diventa dopo un po' evidente, diventare uno strumento di design, non uno strumento per impedire degli errori. Cioè tu dovresti, e io lo faccio spesso, ragionare sui tipi in input e in output per fare un design della tua applicazione e dopo ragionare un attimino su come implementare le cose. Ma se tu ragioni così ti permette di scrivere applicazioni che sono molto disaccoppiate, molto mantenibili. È proprio una visione un po' distorta quella del ti previene gli errori. È un po' diverso, esprime dei vincoli e li controlla in automatico. Ma i vincoli li devi scrivere te, cioè il tuo lavoro da programmatore, quindi capire cosa entra dove e dove si dividono le cose. ESLint è proprio in un'altra, gioca un'altra partita. È una partita importante, che è quella di creare delle convenzioni di stile, prevenire qualche errore, ok, ma è un tool complementare. Non so se mi sono spiegato perché sì, è stato chiaro. Ma è quello che viene chiamato un po' type driven design, cioè così come puoi fare TDD dove scrivi il test e poi implementi la cosa, qua l'idea è tu scrivi la firma di una funzione, dici ok, a me serve una funzione che prende sta roba in input, la lavora e mi torna questo output. Sì. Questo dovrebbe essere il modo in cui scrivi codice. Cambia un po' la mentalità del modo di pensare del classico sviluppatore JavaScript, che spesso è legato molto ai comportamenti e un po' meno ai dati, proprio come forma mentis, no? Adesso sto generalizzando, non me ne vogliate, però solitamente il programmatore JavaScript il programmatore Python è concentrato molto sul comportamento, forse un pochino meno focalizzato sul dato che entra, quindi l'utilizzo dei tipi in qualche modo ti obbliga a ragionare proprio in funzione di dato che entra e dato che esce. Più che ti obbliga, ti dà la possibilità di farlo in una maniera
che funziona. Io spesso mi trovo a scrivere la funzione, la firma della cosa senza implementare la funzione, perché io vedo la mia codebase come sostanzialmente una grossa manipolazione di dati, ma quasi tutte le codebase le puoi modellare così. Però è uno shift mentale, cioè è uno shift di paradigma, e non sono neanche, cioè, io lo reputo molto efficace e anche efficiente, nel senso che ti velocizza, secondo me, il modo in cui scrivi le applicazioni. Non è l'unico, ovviamente, e anche con TypeScript tu puoi tranquillamente scrivere le tue implementazioni, farti inferire i tipi e usarlo un po' come se fosse JavaScript. Secondo me in quel caso lì inizia a venire un po' meno il vantaggio che TypeScript, e quindi se lo usi come un JavaScript class, dove vabbè, metti il tipo di ingresso, ti stai perdendo una grossa fetta dei benefici, secondo no, me. No, anche perché puoi fare una codebase JavaScript, farci girare TSC sopra e lui i controlli te li fa uguale. Sì. Cioè, mi riaggancio a una cosa che dicevamo prima, correttamente dal mio punto di vista, il fatto che quando è una codebase molto grande, TypeScript ti aiuta. Fa la differenza, sì. Io vorrei anche un'altra cosa, io scrivo tante piccole utility, piccole CLI, dei piccoli tool interni, eccetera, e ogni volta io ho questo shift mentale, parto e dico, ok, vabbè, sti cazzi, lo scrivo in JavaScript, che voglio cioè di mettermi lì a configurare il transpiler, lo scrivo in JavaScript, scrivo 50 righe di codice, 100 righe di codice, devo fare un refactor e dico, cazzo, adesso devo fare un refactor, e io voglio, cioè, non so, avevo un booleano, perché come al solito si predica bene, si razzola male, ho un booleano, dico no, vabbè, adesso questo booleano deve diventare un oggetto di configurazione, tu trasformi un booleano in un oggetto, cambi le tre cose che ti ricordi, non va nulla perché te ne sei scordata una. Ecco, io lì mi pianto giù e inizio a scrivere i tipi di tutto quanto, piuttosto li scrivi, come dicevi giustamente tu, con facendoteli senza il tooling. TypeScript ha questa modalità pazzesca dove puoi mettere i tipi nei commenti, e funziona tutto out of the box in VS Code, che usa la sintassi di JSDoc. Quindi volendo puoi scrivere tranquillamente una codebase in TypeScript senza scrivere file TS o configurare niente. Quindi giusto tutto questo è per dire che TypeScript è uno strumento fondamentale in generale quando devi fare un refactor, secondo me. E nella fase iniziale creativa di qualcosa, i refactor li fai costantemente, perché dici, ah cacchio, qua voglio un oggetto. Ah, no, aspetta, sta funzionando, fa così. No, cambiati idea, faccio cos'ha. TypeScript ti aiuta a tenerti concentrato, perché ti dice, ah aspetta, quelle sono le tre cose che devi sistemare, bam bam bam, e torni in flusso. Se tu avvii l'applicazione, esci dall'editor, vedi se va, metti un console log, metti un breakpoint, cosa stavo facendo? Ti perdi, ti tiene in flow. Cioè, sembra controintuitivo, ma il fatto che c'è uno che ti bastona subito sulle cose ovvie, ti tiene in uno stato di flow, dal mio punto di vista. Sì. Faccio questo errore ogni volta, io sono il primo, uso JavaScript. Questi cazzi. Invece no, su codebase da 100 righe. Vero, io sto rimettendo mano a un progettino che utilizza Lambda fatto in JavaScript senza tipi, e tipo voglio morire ogni volta che ci metto le mani. Io ci pianto dentro, ma io mi sento stupido, ci pianto dentro una quantità di errori che cioè, viene da piangere ogni volta, ma è perché inizia ad abituare, cioè è come guidare col servosterzo e poi un giorno ti danno una Panda del 92, cioè non è che non sapevi guidare quella macchina lì, è che ti sei talmente abituato a una cosa ovvia che non sei più allenato, cioè, e quindi è proprio una questione di abitudine. Chiaro che da tutto il discorso che hai fatto emerge un po' l'animo da functional programmer, e tra l'altro io ricordo il primo corso di Odeschi che hai citato, tra l'altro era, correggimi se non so se sbaglio, era functional programming in Scala. Era un corso su Scala, ma citava anche alcune cose di Function Programming. Adesso ricordo, ci sono dei corsi un po' più targettati su Function Programming. Il primissimo che ho fatto io era praticamente una copia del libro di Scala, che non era tanto orientato a Function Programming. Io mi ricordo che c'era la tail recursion, c'era tutta la parte di composition. Sì, ci sono degli elementi in Scala fondamentali per fare Function Programming, diciamo. Però comunque, poi in Scala puoi farci cose, ho visto gente implementarci emulatori di Commodore 64 usando niente di immutabile, tutto mutabile con, vabbè, con
Sì, sì, quello ne parliamo dopo, perché voglio dedicare anche un angolino, ormai lo sapete, il mio amore platonico verso Scala, anche se in realtà non mi ci sono mai messo seriamente. Però da quello che dicevi, da come parlavi del tuo approccio allo scrivere codice, emerge un po' l'anima functional, no? Sì, ammetto. E domanda: se in JavaScript qualcosa di functional che fa ridere, come la composizione, come queste piccole cose si possono fare, cosa si può fare di functional programming con TypeScript grazie al type system? Fino a dove ci si può spingere? Allora, molto lontano, ma non senza sofferenza. Quindi una via crucis, ce lo stai. Allora, diciamo che faccio una premessa. La JavaScript è un linguaggio che di per sé strizza già un po' l'occhio a concetti funzionali, nel senso che è un linguaggio che dal giorno zero ha avuto funzioni come first class citizen, poi le funzioni sono oggetti che tu puoi maneggiare, ritornare, usare. È una cosa non banale, oggi è ovvio quasi il linguaggio di programmazione, ma Java non ce l'aveva fino a Java 8 e comunque anche adesso sono un po' incastrate nel linguaggio in maniera strana, le lambda per intenderci. E cito anche il fatto che tu puoi fare tranquillamente functional programming, per una definizione di functional programming che adesso cercherò di dare, anche senza tipi. Ci sono linguaggi che prosperano di questa cosa, guarda Clojure, o guarda linguaggi che utilizzano, cioè che sono linguaggi senza tipi che spingono il functional programming. E detto questo, secondo me è un esercizio un po' pericoloso, è un esercizio che a me non piace particolarmente, però ovviamente sono il primo che può aver torto. Coi tipi puoi andare un po' più in là. Perché? Perché functional programming, quando ti spingi su certe sacche del functional programming, tipicamente tutto ciò che riguarda l'aspetto di category theory, l'aspetto di modellare strutture dati complesse in functional programming, hai tanti tanti vincoli e tante leggi da rispettare per far funzionare le cose in fila, e se non hai un type system che te le controlla, auguri. Ok, però questa, ci tengo a precisare, è una delle possibili di functional programming, perché functional programming, provo a definirlo, dal mio punto di vista vuol dire ragionare al tuo programma come se fosse un'espressione. Quindi dopo questo si porta dietro tutta una serie di cose, ma l'aspetto principale che io trovo in functional programming è l'aspetto di poter sostituire un'espressione con la sua definizione, che è un aspetto che sembra banale, ma che ti previene pattern tipo x uguale x più 1, che non vuol dire niente nel concetto di sostituzione. Tutti i concetti di functional programming che vengono dopo nascono da questa intuizione qua, perché se tu se tu vuoi trattare il tuo programma come un'espressione, allora le espressioni che producono altre cose devono essere pure. Vuol dire pure, vuol dire che devo poter fare il, tra virgolette, il body della funzione con la cosa a cui l'ho assegnato. E quindi cos'è questa proprietà? Si chiama referential transparency. Ah, ok, ma quindi facciamo le cose in referential transparency. Ah, ma come facciamo a gestire lo stato? E allora te lo devi portare in giro, ma è scomodo. Ah, allora ti serve un'astrazione tipo le monadi, che ti consentono di portarti in giro del contesto in una maniera che ti nasconde un pochino la complessità di farlo. Cioè, è tutto derivato da lì. Però, e dopo lo citerò se riesco, il fatto che in function programming si parla di monadi e di cose anche più complicate di quelle, è derivato che i paradigmi vanno lì. È come dire che siccome tu scrivi il codice imperativo, allora devi conoscere il flyway pattern o tutto il libro della Gang of Four con tutti i pattern. No, ci siamo arrivati per sostanzialmente engineering, perché è una roba comoda, e abbiamo sfruttato, nel caso di function programming, anziché il sapere popolare di ingegneri molto bravi, alcune robe che arrivano dalla matematica. Ok? È un modo molto lungo per dire che TypeScript dà qualche strumento in più di JavaScript per arrivare là, no? Detto questo, per quello che è intesa la programmazione funzionale moderna, a un certo punto si ferma e si pianta molto, molto duramente, cioè diventa un esercizio un po' complesso fare cose veramente importanti in functional programming in JavaScript, nonostante gli encomiabili sforzi di persone tipo Giulio Canti, che per chi non lo conosce è sostanzialmente la persona più attiva, credo, nell'ambito del functional programming su TypeScript al mondo, credo,
e ha prodotto librerie bellissime come FPTS, che porta tanti concetti da category theory all'interno di un linguaggio. Noi lo usiamo per lavoro, codebase su cui lavoro giornalmente, 300-400 mila righe di codice fatta tutta con FPTS, si usa, è pratico ed è utile up to a point. Dopo un po' che lo usi, ti viene voglia di usare un linguaggio dove queste cose sono un po' più native, senza andare su robe esoteriche o strane, ma anche solo Scala o anche solo Swift, per dire, se a qualcuno piace il mondo iOS, è un linguaggio molto votato a questi concetti qua. Ah sì, non lo so, io non conosco Swift. Swift è un linguaggio che ha, in una maniera molto novella, ha inventato alcuni concetti, ma sostanzialmente è figlia del suo tempo. Cioè Swift è nato in un momento in cui i concetti di functional programming andavano molto forte, in cui Java stava andando già verso una direzione molto precisa di introdurre sempre di più cose. Adesso Java ha introdotto il pattern matching, l'ultima versione di Java 17 o dove siamo arrivati, e Swift ha ereditato un sacco di piccoli concetti portandosi dietro Objective-C, che è un linguaggio che è stato il mio primo amore. È una sindrome di Stoccolma, ma è stato il primo linguaggio che io sono ancora innamorato di Objective-C, ma mi rendo conto che sono solo io al mondo. E, io ci ho bisticciato male e ha vinto lui, quindi. Io ho programmato per 6-7 anni in Objective-C nella mia vita, e quindi ne conosco abbastanza dentro e fuori. Swift si è portato dietro Objective-C perché ha dovuto fare delle scelte per portarsi dietro quello, quindi ha delle robe che tu dici, cos'è sta roba? E dici, ah, aspetta, per un programmatore Objective-C che deve passare a Swift, sta roba ha senso. Però adesso non voglio parlare solo di Swift, ma è un linguaggio bellino. Tutto questo per dire che sì, si può fare, sì, lo si fa, bisogna dargli la definizione corretta. Se vuoi spararci cose estremamente complesse, forse non è il linguaggio giusto, bisogna fermarsi. Insomma. È arrivato il momento di ringraziare i nostri donatori, gli ascoltatori che in qualche modo danno il loro contributo per aiutarci a raggiungere il nostro ambizioso obiettivo, che è quello di acquistare dei nuovi microfoni per gli ammutinati. E questa settimana devo ringraziare Smilzao, che ci ha offerto 5 birre. È da un po' che vi ho scoperti e sono su Telegram, Smilzao. È il momento di contribuire nel mio piccolo a fare un bar migliore. Non potendo portare Sapienza vista la mia newbagine, porto una parte dei microfoni. Ancora complimenti e prosit. E noi brindiamo alla salute di Smilzao, ringraziandolo nuovamente per queste birre che ci ha offerto, donazione che ci aiuterà ad acquistare a brevissimo il primo microfono. Mi raccomando, se volete essere parte di questo ambizioso obiettivo, donate. E la mia domanda è, visto che tu dici, noi facciamo functional programming nel front-end, utilizziamo FPTS abbondantemente, la mia domanda è, lo porteresti nel back-end? Sì, fatto, assolutamente. Ah, ok. ogni tanto scriviamo anche delle cose in Node, e sì, diciamo che anzi sul back-end viene un po' più semplice dal mio punto di vista. Perché? Spiego. Perché, allora, sostanzialmente il concetto di functional programming, se il tuo software come un'espressione, a un certo punto devi farla girare questa espressione, se no scambi calore con l'esterno, non fai molto altro. quindi tipicamente il modello che uno ha in testa di functional programming è: io costruisco un'espressione, alla fine del mondo, tra virgolette, la interpreto. Se tu hai in mente un backend, tu puoi tranquillamente dire, vabbè, quando l'app parte costruisce tutta l'espressione e poi, magari, non so, quando serve una richiesta HTTP, la eseguo. Intuitivo. Il concetto di mondo in alcuni linguaggi di programmazione tipo Haskell è addirittura nascosto al programmatore, e il runtime stesso a cui viene data una struttura dati, e il runtime di Haskell la esegue, quindi addirittura fuori dal controllo del programmatore, l'esecuzione. Se tu finisci in un mondo dove le fini del mondo sono 1000, devi costantemente entrare e uscire dal tuo concetto di il mio programma è un'espressione. Esempio, in React, che è un linguaggio che non è basato su stream o su concetti funzionali, ma è basato principalmente su eventi,
ogni volta che un utente clicca su una cosa, la tua bella espressione la devi eseguire. Quindi ogni handler, ogni qualunque cosa che devi fare all'interno di un hook, cose così, quella è una fine del mondo. E quindi tu ti trovi, per quanto sia comunque utile e comodo costruire funzioni con un concetto di function programming, devi costantemente eseguirle e uscire. Mentre sarebbe concettualmente possibile, e lo fanno alcuni framework tipo CycleJS o cose di questo tipo, modellare tutto l'interazione come una grossa espressione. Però è un paradigma estremamente poco diffuso e poco familiare nel contesto del front-end, per esempio. Eppure, sai, io percepivo un po' un approccio di un occhiolino di React verso il mondo della programmazione funzionale, con i functional component, col fatto di in qualche modo anche un po' rozzolino di inglobare quello che è lo stato con gli effect, insomma, con gli hook. Non lo so. È che, allora, sì, c'è una, come dicevo prima, la programmazione funzionale sostanzialmente poi apprende delle derive a seconda, quella di Clojure è molto diversa da quella di categorica, di intesa come category theory di Haskell o di... In Scala ha preso un'altra forma che a volte scimmiotta un po' quella di Haskell, a volte va verso direzioni un po' più pragmatiche dal punto di vista di Scala. Quella di React, il team di React, che alla fine sono persone che note, che personalmente seguo su Twitter, sono 5-6 persone, sono molto influenzate dal concetto di functional programming, ma vivono in un ambiente che è il front-end, che è React, che è comunque fondamentalmente formato da persone che non se lo filano, gli strisci i concetti di functional programming, quindi sì, ogni tanto ci infilano delle cose, ma in un contesto dove alla fine React è basato su eventi, cioè quindi bello use effect, concettualmente carino, ho capito gli algebraic effects, ma non è vero, cioè, nel senso, sono influenzati da quei concetti lì, ma poi il modo in cui si materializzano sono comunque molto poco effettivamente functional programming. E come vedi i linguaggi tipo Elm o Reason? Ma allora, sono molto belli, molto interessanti, sono degli esercizi di fare veramente quelle cose, poi li conosco abbastanza poco. Elm va molto più nella direzione che dicevo prima, di creare appunto, alla fine CycleJS, Elm più o meno vanno con tutte le molle del caso in una direzione simile. Quello è un modo, mio parere, ma questo è un parere non da nerd, ma da, tra virgolette, engineering manager, è che comunque hanno un'adoption abbastanza piccola, fai fatica a trovare persone e comunque ti stai mettendo un sacco di altri problemi che devi considerare molto attentamente nei trade-off, che è quello dell'interoperabilità con il resto del mondo. La cosa bella di TypeScript, che è il motivo per cui l'abbiamo scelto, tra l'altro, rispetto a tipo, non so, lo facciamo in scala JS, al di là dei motivi tecnici, è che è un layer abbastanza piccolo che non ti previene quasi mai l'interoperabilità con il resto di JavaScript. Quando inizio ad andare su Reason, io ho impostato una toolchain Reason qualche anno fa, o 2 o 3 anni fa, quando era agli inizi, e cioè non è TypeScript dal punto di vista dell'interoperability. Quindi sì, belli, ma finché devi interoperare col mondo JavaScript, non... meglio stare più vicino possibile a quell'ecosistema lì, dal mio punto di vista. Chiaro. Anche per trovare sviluppatori, onestamente, perché già devono trovare quelli scala. Che è un problema quanto se non più forte del problema tecnico, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo là e facciamo il nostro lavoro perché dobbiamo generare valore. E tu da co-founder questa cosa la percepisci. Io ho questo problema, esatto, che io sono sia quello che fa le assunzioni, sia un nerd a cui piacciono un sacco i linguaggi di programmazione. Quindi è chiaro che fossi da solo mi farei le cose più esoteriche, però devi anche considerare che se stai costruendo un team, un progetto, eccetera, e li devi anche proporre a dei clienti, perché noi facciamo consulenza, non puoi andare lì e dire ti faccio le cose in crystal, che è un linguaggio interessantissimo sulla JVM, ma c'è anche il mondo vero. Esatto, dice, quando esci dalla sala giochi possiamo iniziare a parlare. No, allora la mia domanda è giusto, credo di chiudere qua con TypeScript. Domanda, ma così a bruciapelo, vendor lock-in ti spaventa, è un problema, non è un problema?
Da che punto di vista dici? Di Microsoft? Sì, o di io che sì, sono sì vendor, no, no, di Microsoft. Di Microsoft. Di Microsoft. Ma allora, è sempre un tema interessante. Onestamente, mi spaventa meno Microsoft di qualunque altra big corp, cioè mi spaventa di più React di Microsoft, se devo essere sincero. Cioè, perché Microsoft ha una storia di developer tooling e developer, in generale developer tool chain, estremamente buona. Cioè, tutto ciò che gira intorno al mondo C Sharp, nonostante sia un mondo che io non conosco benissimo, ma se ne apprezzano bene anche da fuori il fatto che, cioè, i developer Microsoft sono contenti della toolchain Microsoft, sono contenti di C Sharp, sono contenti di usare Visual Studio, e questa cosa va avanti da anni e anni e anni. Microsoft è un'azienda abbastanza seria a riguardo. E quindi, se la paura è che poi a un certo punto TypeScript viene mollato a piedi, sì, certo, tutto può accadere, può anche succedere che Oracle molli Java, però diciamo che mi mette meno ansia dell'usare un prodotto di Google, per dire, che invece è un'azienda nota per discontinuare ogni cosa che crea, al di là, dai prodotti consumer alle tecnologie, perché, piccola nota di colore, tra l'altro Angular all'epoca doveva avere il suo linguaggio tipizzato, che era ActiScript, che poi è andato a convergere in TypeScript. Quando hanno lanciato Angular 4, hanno deciso di usare TypeScript e non il loro linguaggio ActiScript. Esistito per un tot un linguaggio di Google che faceva la stessa cosa di TypeScript, competitor, che Google ha prontamente abbandonato. Cioè, Google crea roba che killa dopo un anno o due. Basaci il business su quello. Basaci il business su quello, dico. Cioè, in un certo senso sì, cioè, sarei molto 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 più in ansia di usare quello. Per quanto riguarda React, è talmente usato che non mi preoccupa troppo, però comunque il team di React credo che sia estremamente più piccolo del team di Type, per esempio, anche a livello di effort, di lavoro che ci mettono su. È comunque fondato da un'azienda che è Facebook, il cui team open source non ha una super storia di maintainability neanche lì. Guarda Flow, un botto di progetti legati al mondo React, tipo, non so, così cito a memoria, Fixed Data Table, tutto ciò che riguardava la manutenzione dello stato, per cui tutti i vari, oddio, come si chiamano, non mi ricordo neanche più, Flux, tutto ciò che era intorno a Flux, era, cioè, Facebook ha buttato fuori un sacco di roba e se ne è appiccicata qualcuna. React è una rara eccezione nel contesto. Quindi, risposta, hai paura di vendere lock-in? Sì, sempre. Hai paura che Microsoft molli TypeScript? Meno di altre cose di cui ho paura. No, è un po', dai, la cosa che comunque in qualche modo tranquillizza sta nel fatto che è veramente un attimo trasformare una codebase TypeScript in JavaScript, quindi, cioè... E tra l'altro può farlo un tool automatico, quindi. Se proprio devi, beh, è quello che fa il compilatore. se tu imposti TypeScript su ES Next, l'unica cosa che fa è rimuovere i tipi e tutto ciò che riguarda TypeScript senza toccare una riga del resto. Quindi sì, si fa. Sarei triste se dovessi farlo al momento, ma chiaro, fa. Chiaro. Adesso però tu che sei scalista anche sì. E non nascondi una certa attrazione verso il mondo TypeScript, facciamo proprio la becera giocata del venerdì sera al bar. Se dovessi ragionare in termini di back-end, visto che mi hai detto che comunque lo useresti anche sì, nel back-end, e ci mettiamo Scala da una parte e TypeScript dall'altro, cosa ti spingerebbe a scegliere TypeScript? Ma allora, premesso che questa è una scelta che io ho già fatto, penso che tutta l'azienda di cui sono socio usa Scala per backend e usiamo TypeScript per il frontend, quindi è un tema. Il tema per cui si propende potenzialmente verso TypeScript, e potenzialmente lo consiglierei anche dipendentemente dalla situazione e dal team, è che ti permette di fare tante belle cose per il fatto che il linguaggio è lo stesso tra frontend e backend. Per esempio, puoi condividere i modelli, puoi fare cose che noi abbiamo fatto nei progetti dove abbiamo usato Node e TypeScript, quindi autogenerare, per dire, i client per il server a partire da dei modelli dati. C'è un talk, tra l'altro, molto carino del Giovanni Gonzaga, mio socio, che parla esattamente di questa cosa, cioè fare full stack type safety tra Node
e React, o un front-end in generale. Quindi quello è un aspetto molto bello, perché è una tecnologia coesa e puoi sfruttarne al 100% i benefici se sei bravo. Fine dei benefici dal mio punto di vista, cioè nel senso... nel momento in cui non sei più vincolato a un browser, onestamente a me l'ecosistema JVM, che se ne dica, piace di più dell'ecosistema di Node. È molto più maturo, anche a livello di performance la JVM va nettamente più forte quando è ottimizzata giusta con, rispetto a un server Node. Ovvio che se fai le cose bloccando ogni thread è inutile, però se tu scrivi un'applicazione moderna anche con Java vai forte, e in più hai un ecosistema ricco, pieno di cose. Ecco, l'unica cosa che non mi piace è il linguaggio Java, e quindi Scala. Perché Scala e non Kotlin? Ecco, innanzitutto Kotlin è un giovincello per quello che mi riguarda, nel senso che è un linguaggio nato molto dopo, quindi io avevo già scelto la mia strada su Scala. Kotlin è un linguaggio interessante, in realtà va a pescare nel punto giusto, che è ok, possiamo fare Java un pochino meglio, ma senza andare a pescare cose complesse tipo Scala. Quindi ci sta, al suo posto. Fun fact, Martin Odersky aveva creato un linguaggio che si chiama Pizza, di cui credo conosciamo in pochi affezionati. Io non lo conosco. negli anni 2000, forse nel 99, 2000, una cosa così, che era più o meno esattamente quello, non esattamente, era un tentativo come spirito tipo Kotlin, cioè un po' Java++. Tra l'altro ricordiamo che Odersky era nel team che ha introdotto Generic Java, quindi è una delle persone che ha introdotto i generics in Java, e poi ha detto, bello, possiamo fare la stessa cosa non in Java, per favore, e quindi ha fatto questo Pizza, che poi dopo è stato un esperimento accademico, da cui è nato Scala. Scala ha preso una deriva molto più estrema, ha introdotto concetti molto nuovi, e ha avuto anche un bel riscontro industriale, quindi siamo qui a parlarne. Quindi sì, Kotlin ci sta, lo suggerirei se proprio non ti piace Java e vuoi comunque non andare troppo in là. Ha delle cose particolari interessanti di cui io conosco molto poco. Ha anche una bella community functional programming. Sì, tra l'altro molto, uno molto... dei nostri host è il maintainer di Mockay, che è il tool di mocking di Kotlin. Non sapevo. E mi raccomando, tanti amici Oktoberfest, contribuite, perché Mattia desidera contributors, ma lo dico per tutte le codebase in generale. Mi ero quasi scordato che c'è l'Oktoberfest, non devo andare a vedere quanti pure questo andrà. No, comunque Kotlin, io seguo con attenzione tutta la community Arrow, che è tutto l'aspetto functional programming, che addirittura contribuisce molto anche al linguaggio stesso, ed è una community molto carina, il linguaggio nato da... nel contesto di JetBrains, che sono molto bravi a fare tooling, quindi ha un tooling eccellente. È un linguaggio da valutare molto seriamente. Sì, no, assolutamente. Questo Mattia ce lo ripete praticamente tutti i giorni, quindi... Se l'alternativa è Java, qualsiasi cosa. No, è facile dirla dietro a Java, poverini che stanno facendo il lavoro della Madonna, in realtà. Sì, vero, io ho visto delle evoluzioni. No, adesso però voglio fare l'avvocato del diavolo. Siccome ogni tanto le sento, le Madonne che tira mia moglie quando fa le cose... Ti dico, i pain point di Scala, invece, oltre al build time... Oh, quanti ne vuoi, lo uso da quasi 10 anni. Oltre al build time, che ormai è un problema risaputo. Che SBT, tipo, vai a buildare, fai il pranzo e poi torni. Sì, tra l'altro, vabbè, lì è un po' anche una... ho visto Codebase TypeScript metterci tantissimo comunque tutto questo, ma dipende un po' quanto è grossa, dipende un po' cosa ci fai. Ci sono stati dei trend in Scala che non hanno aiutato, tutti i trend di macro più espansione implicita portavano spesso a delle situazioni patologiche, che adesso un po' per come si è evoluta la community, un po' per maturità di certe librerie, non si verificano veramente più così tanto, quindi è un po' migliorato anche da quel punto di vista, ed era tra virgolette colpa degli utenti, nel senso che era molto facile scrivere codici che ci metteva tanto a compilare, per intenderci. Comunque, detto questo, che è assolutamente vero, altri pain point, secondo me, il principale di Scala è che Scala è un linguaggio estremamente potente, ma molto potente, che è molto bello se sei molto esperto. Se non lo sei, ti fucili dopo 2 secondi, perché puoi sbagliare qualsiasi cosa
e non sempre gli errori, per quanto ci sia stato un grande lavoro anche sugli errori in scala, sono molto, molto semplici da intelligibili. Introduce dei concetti che sono nuovi nel concetto del linguaggio di programmazione. Il concetto di implicit c'è timidamente in alcuni linguaggi, è un concetto estremamente contraintuitivo. Esatto, cioè è un concetto estremamente contraintuitivo, estremamente potente, estremamente usato male, che infatti in scala 3 è stato molto normalizzato, è stato riportato su dei binari molto più comprensibili, molto più settoriali, quindi non è un tool che fa tutto, ma è molto più spezzettato. A chi ha provato scala 2 è scappato piangendo, suggerirei di guardare scala 3 perché c'è molto di buono da quel punto di vista. È stato fatto un bel ragionamento negli ultimi 8 anni, perché è un sacco che sviluppo è uscito quest'anno. E, diciamo che scala lo consiglierei per un team che ha voglia di diventare esperto di scala, non per un team che ha un alto turnover, che deve fare le cose in fretta e che lo usa su questo progetto poi fa altro. E se dovessi creare da zero un team di 200 persone che per una grossa azienda, non sono sicuro che lo userei, a meno di non volerci investire veramente tanto. Chiaro. Detto questo, ci sono grosse aziende che lo fanno, c'è tutto presente Disney Plus è scritto tutto in scala, quindi cioè, ci puoi fare delle cose estremamente fighe e complesse. Nelle puntate precedenti, se, molto, molto zen secondo me, e la prima è: cos'è un pacchetto? Cioè, la derivation risponde alla domanda: cosa diavolo è un pacchetto? Un pacchetto. È fisicamente un pacchetto. Questo pacchetto azionario, ma che cos'è un pacchetto azionario? È fisicamente un pacchetto o no? Sì, spacca, spacca, sfuggi. Chiaro, no, mi chiedo in realtà, scala in qualche modo viene accomunato alla functional programming, però scala è anche un linguaggio un po' ibrido, nel senso che sì, puoi fare anche programmazione oggetti, cosa te lo vieta. E voglio portarti davanti a questa situazione, se ti è mai capitata. È un'esperienza che ha fatto mia moglie, io adesso metto lei a nudo, tiro via tutte le sue esperienze, no, però è stata particolare da vedere. Praticamente lei è arrivata in questa azienda, era un'azienda abbastanza grossa, una multinazionale, e ha iniziato a scrivere scala con un approccio un po' functional. Il team lead del suo team l'ha ripresa, tra virgolette, nel senso che comunque era figo il codice che stava scrivendo, ma di riportare tutto a cicli for e a if, adesso sto banalizzando, perché c'era un grosso problema di comunicazione col team. Quest'anima bivalente di scala può essere il suo limite proprio in queste situazioni? Sì, assolutamente lo può essere. È un punto di forza così come un punto di limite, ed è un po' il concetto di scala. Cioè, scala è un linguaggio che per sua natura non è molto prescrittivo, è molto ambivalente, è così by design, perché Oderski ha deciso che il mondo deve funzionare per la fusione di functional programming e object-oriented programming. Di solito ha ragione lui nella storia del linguaggio di programmazione, non è esattamente la prima persona a cui darei torto molto in fretta, però sì, certamente il fatto che ci siano tanti tanti possibili stili diversi è uno dei motivi, cioè è praticamente il contrario di Go. Cioè, Go è un linguaggio di programmazione che è stato ingegnerizzato per essere estremamente semplice, estremamente avere un modo possibilmente uno solo di fare una cosa, non fa un tubo a livello di feature del linguaggio di programmazione, ed è fatto per farci dei grossi team di engineering a Google, possibilmente, però poi l'hanno usato anche fuori da Google. Però scala è l'antitesi, è tipo proviamo a vedere se questo esperimento funziona, cacchio funziona, ci si possono fare un sacco di cose belle, ma il prezzo da pagare è che puoi farci veramente tante 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 cose diverse, tanti stili diversi. Detto questo, io non è che reputo necessariamente negativo il fatto che uno usi scala produttivamente scrivendo codice non in maniera funzionale. In Java Way, okay? Diciamolo pure. Cioè, puoi farlo, hai benefici, a me ne hai un po' meno che se facessi altrove, cioè a quel punto valutare seriamente Kotlin o Java, ma questa è una cosa che dico sempre, non è che c'è la cosa giusta, se tutto il tuo team fa così, tu fai diverso, stai sbagliando te, cioè...
a meno che non convinci il team a fare diverso, ma se tu arrivi e scrivi una pull request che non c'entra un tubo con quell'altro, è un problema più di team leading e engineering in quel caso lì, e di trasmettere cos'è che facciamo in questo posto. Esatto. Il modo in cui è fatto, a Bildo si scrive codice in un certo modo e la gente arriva qua e impara a scrivere codice in un certo modo. Funziona perché per noi funziona. Quando vado a fare consulenza da altre parti, io scrivo codice magari in un altro modo. Chiaro. È un po' il senso della cosa. Scala, sì, è una limitazione, è anche un punto di forza, perché ho visto team iniziare a scrivere codice in un certo modo e poter evolvere nel contesto del linguaggio in un altro. Mentre per dire in TypeScript tu dici, inizio a scrivere JavaScript, mi appassiona functional programming e poi mi prendo un muro in faccia perché dopo un po' non ce la fai più. Vero. Scala no, Scala ti accompagna volendo verso scrivere cose. Poi dopo quegli estremi dicono, no, basta, serve altro. Infatti la mia domanda era, ma se proprio devo fare functional programming, perché non Haskell? Adesso vabbè, la stiamo buttando veramente su. No, lo so. Io passo le mie conferenze a discutere di queste cose. Sostanzialmente Haskell è l'estremo opposto di un linguaggio oggetti, perché un linguaggio estremamente funzionale, estremamente... certo, puoi assolutamente imparare a nuotare lanciandoti in un oceano appena a 4 anni, diciamo che... cioè, a meno che non sia la prima cosa e l'unica che hai imparato nel tuo percorso di imparare a diventare un programmatore software, se tu arrivi da un come più normale, non universale, ma più normale, arrivi da un paradigma più imperativo e meno funzionale, approcciare Haskell è un po' faticoso, da zero. Quindi Scala è un po' lì, un po' salomonico, un po' neutro, del tipo, ma sì, vabbè, vuoi buttarci dentro una barra e buttaci dentro una barra. Non te lo consiglio, ma buttaci dentro una barra e fai tutta la mutabilità che vuoi. Poi dopo vuoi scrivere codice con le monadi colorate di blu, magnifico, lo puoi fare. Chiaro che essendo un po' in mezzo, non è che la sua forza sta nel mezzo. Se tu dici io voglio scrivere codice solo da Ivory Tower, Category Theory, c'ho il cappellino con scritto viva le monadi, allora scrivi direttamente Robin Haskell, sono d'accordo con te. Chiaro. Però non hai più quella flessibilità lì. Cioè che se dopo devi onboardare un collega che vuole fare un print line e non sa come si fa, no, aspetta che ti spiego la monada io per fare un print line, e diventa un po' faticoso. Vero, vero, verissimo. C'è un posto e un tempo per tutto, adesso io non voglio insultare nessuno, nessun tipo di scelta, no, eccetera, no, no, però no. Bisogna prendere le scelte per il contesto che si prendono. Assolutamente. Che manca. Ma qua sta uscendo l'engineering manager, il founder che sta dentro di te, questo pragmatismo sì. Viene un po' da quel mondo, no? Sì, sicuramente. Divertirsi con delle cose e costruire un team produttivo su una cosa sono due cose spesso diverse, l'ho citato anche prima. E voglio arrivare a quello, infatti. Una domanda molto intimista. Nel senso, come riesci a far convivere i due animi senza uscirci fuori di testa? Perché io ho indossato entrambi i cappelli, però li ho indossati in periodi diversi. Io fino a un anno e mezzo fa ero CEO e CTO dell'azienda. Adesso sono un ingegnere, quindi mi occupo solo di una cosa tecnica e ho tutto il tempo di giocare con le mie Lego di programmazione, chiamiamole così. Però erano due periodi diversi, quindi c'era una netta divisione tra i due elementi. Tu come fai a far convivere invece i due elementi nello stesso periodo? Cioè, vedi la nuova feature, ti appassiona e poi vedi ti guardi il team e il progetto. Chiaro. Ma allora, premesso che grazie al cielo sono in un'azienda dove il team è molto comunque autonomo su queste cose, quindi c'è un po' di senso di corresponsabilità da questo punto di vista, e quindi spesso io posso anche farmi i fatti miei e provare cose, e comunque scrivere codice tutto il giorno effettivamente non è più il mio mestiere veramente, scrivo ancora codice, ma sto lentamente transizionando un po' lontano da quel mondo lì. Però io l'ho sempre fatto e ho sempre interpretato questo duplice ruolo in questo modo. Da un lato ho della stabilità che voglio mantenere, però voglio anche introdurre innovazione. Quindi vado, gioco, open source, progetti personali, cose, scopro mille cose nuove e poi distillo 2, 3, 4 cose che secondo me in quel contesto dove io lavoro, dove voglio mantenere una stabilità ma evolverlo, possono creare un'evoluzione. Esempio, tutto
Noi per anni abbiamo scritto codice usando in Scala Future, che è un data type nativo nella standard library di Scala, che è un data type che viene definito eager, cioè è come promise in JavaScript o in TypeScript, la crei e sta già andando. Questa cosa è necessariamente contro i concetti base di functional programming, che tu devi prima costruire un'espressione e poi la esegui. Se tu hai una roba che ti scappa tra le mani ed esegue subito, è banalissimo scrivere un esempio in cui non puoi fare un certo tipo di refactor perché stai cambiando la semantica, per cui magari una cosa prima eseguiva una volta, poi esegue due perché semplicemente l'hai spostata di posto. E quindi in Scala, se tu parli con chiunque in Scala oggi che scrive con un minimo di conoscenza di functional programming, ti dici no, si usa IO, si usa Zio, Cats, tutte le varie librerie di functional programming che ti danno dei data type che sono lazy. Quindi tu crei la computazione e poi la fai. Bildo per anni ha scritto codice usando Future. Principalmente, credo, su spinta mia, siamo andati a esplorare l'idea di scrivere codice usando I.O. o usando altri stili, tipo Douglas Final, che sono tutto un sacco di paroloni per dire che scrivi codice contro delle interfacce che rappresentano dei tipi lazy, perché io mi sono messo a esplorare cose, ho partecipato a mille conferenze di Scala, visto un po' com'era il trend, ho fatto un po' di esperimenti, ho fatto un po' di open source, ho fatto un po' di cose, e poi l'abbiamo introdotto nello stack, un po' alla volta, sbagliando alcune cose, cambiando idea mille volte, però è un po' quel ruolo lì, cioè tu hai il tuo battaglione e qualcuno va in avanscoperta e prova cose, gli spike engineer, no? sì, io vivo di spike su tutto, cioè mi appassiono di una roba per due giorni, faccio solo quello per due giorni e poi me la dimentico completamente, e questa cosa qui ogni tanto riesco anche a trasformare in qualcosa di utile. Io avevo una domanda, ti dico la verità, ma mi è scappata dalle mani. Male. Abbiamo coperto praticamente tutto, e guardando l'orologio vedo che siamo belli lunghi. Quindi è arrivato il tipico e topico momento di Gitbar, chiamato il paese dei balocchi. E conduco nel paese dei balocchi. Ah, il paese dei balocchi. Ma allora, è molto on topic, non so dove te lo incollo qua in chat, così poi puoi avere il link. Mi è capitato sott'occhio ieri o l'altro ieri su Twitter, ed è da un tweet di Oderski, tra l'altro, visto che rimaniamo in ambito Scala. È una ricerca in ambito Scala, ed è però secondo me una cosa interessante e importante nel mondo del functional programming e della renderlo più approcciabile. Per chi ha presente un pochino functional programming, sa che l'approccio tipico moderno di fare functional programming è quello che dicevo prima, di rappresentare tipicamente le computazioni con queste strutture di tipo monadico. Non è importante sapere cosa sono, ma sostanzialmente sono come delle scatole, dei contenitori, poi delle scatole. Si dice scatole, io sono sempre un po' reticente a dire quella cosa perché è una metafora che arriva fino a un certo punto poi si spacca, ma vabbè, facciamo finta delle scatole. E quindi tu hai sempre un po' di frizione nell'usarlo, perché tipicamente devi usare dei metodi apposta per creare queste espressioni in Haskell, in Scala, ci sono delle sintassi apposta per fare questa cosa, c'è la do syntax in Haskell, c'è la for comprehension in Scala. Però, volemose bene finché vuoi con Scala e tutto quanto, alla fine della fiera un programma scritto dritto per dritto, dove ogni espressione fa una cosa, ha quel quid in più, che è il motivo per cui, per esempio, potete immaginarvelo come per dire la differenza tra scrivere una promise in JavaScript con i vari then, catch e tutto quanto rispetto a async await. C'è sempre un po' quel feeling che scrivere le cose belle dritte in ordine sia più facile o più approcciabile, più intuitivo. Io non sono un grandissimo fan di async await, tra l'altro, però mi rendo conto dell'appeal. Ecco, questa ricerca che ho visto passare nei giorni scorsi è una ricerca che si chiama Monadic Reflection, che è un nome un po' interessante, e come al solito un po' oscuro, che implementa i concetti esposti in una bellissima ricerca degli anni 90 addirittura, perché queste robe qui, ricordiamoci, è tutta roba vecchia che esiste da anni, semplicemente la stiamo applicando al mondo informatico oggi, 94-99 sono le ricerche, che consente di trasformare codice monadico in codice praticamente iterativo,
con dei trucconi che tra l'altro si riescono a fare in Scala 3, e quindi tu anziché scrivere tutti degli accrocchi per cui scrivi flat map, chain, mille cose innestate, un po' tipo then, catch, di promise, riesci effettivamente a scrivere gli stessi programmi in maniera imperativa, ma mantenendo la stessa semantica, quindi mantenendo il fatto che sei in una struttura dati immutabile, che sei dentro una promise, eccetera. Cioè, per chi conosce il contesto è un po' tipo lo stesso livello di magia tra fare mille nodi di destructuring per mantenere strutture dati immutabili in JavaScript e usare inner, per chi lo conosce, cioè dove tu praticamente ti dà un proxy dove tu boom assegni le cose che ti sembra di starle facendo mutabili, invece in realtà lui te le trasforma in robe immutabili. È sostanzialmente la stessa cosa. Trovo assolutamente fighissimo che sia basato su una ricerca degli anni 90, cioè che sembra che le monade le abbiamo inventate ieri, ma in realtà sono concetti molto vecchi, e trovo molto bello che si stia cercando di uscire dal concetto che per fare function programming devi imparare le monadi. No, quello è perché non siamo ancora stati capaci di fare una roba più facile. E è una roba con cui dobbiamo convivere, non è la virtù imparare quella roba lì. E invece renderlo più approcciabile, più simile a come siamo abituati a ragionare e scrivere sui programmi in maniera iterativa, lo trovo un effort fichissimo e che spero prenderà piede nei prossimi anni. Assolutamente sì, ci mi ha incuriosito, ci butto un occhio. In realtà però, mi è, siccome io non ho un balocco per questa settimana, e mi autoflagellerò, però ho una domanda aggiuntiva, che era quella che volevo farti, mi stava passando dalla mente. Scott Slashin ha scritto, l'ho pronunciato male comunque, ha scritto un bellissimo... Sì, ma ho capito chi è. L'unico a parlare di F Sharp, tra l'altro, al mondo, credo. Lo altro usa solo lui e quattro suoi amici al bar. Però... ha scritto un bellissimo libro che è Functional Domain Driven Design. Adesso tu, che comunque per lavoro ti occupi e utilizzi la functional programming, hai mai utilizzato il DDD con la functional programming? Se sì, ti è stato utile? È stato figo utilizzarlo? Ti ha aiutato o no? Hai mai, scusa, non ho, mi sono perso una parola. Utilizzato il Domain Driven Design con la functional programming? Allora, sì, non in senso classico, nel senso che non è che ho proprio letto un libro e l'ho applicato, ma in maniera, è un po' da paraculo dirlo, però ti viene più o meno naturale dopo un po' che lavori con Function Programming, perché una bella visione di Function Programming che spesso sento citata e che mi piace è quella che il Function Programming è un po' frattale, cioè la gente pensa a Function Programming e gli vengono in mente map e filter. Ma map e filter sono un concetto grosso così che si applica uguale quando stai facendo interagire tra di loro dei microservizi. Cioè, function programming ti aiuta a strutturare dei sistemi che interagiscono tra di loro, dove questi sistemi possono essere indifferentemente con le stesse identiche tecniche, due funzioni o due microservizi o due sistemi di pagamento. Cioè, quando inizi a ragionarla così, è un po' tipo il martello dove tutto sembra un chiodo, no? Cioè è il modo in cui è normale pensare ai sistemi. Non è solo un trucchettino per scrivere il one-liner figo e vantarsi in una pull request. E Scott Lashin è una delle persone che spiega meglio questa cosa. C'è la sua famosa slide dove compara i pattern della Gang of Four con Function Programming, dove dice, non so, adapter pattern, functions, cosa fatta? Functions, cosa? Functions. Cioè, alla fine, una volta che hai capito che le cose entrano, escono e hanno dei tipi e non fanno cose strane in mezzo, più o meno puoi modellarci tutto. Quindi sì, è un tema molto 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 bello, molto interessante. Ci sono altri libri che del genere che mi è capitato di leggere, tipo il libro di, vabbè, mi verrà in mente, te lo scrivo, è un libro sempre su Domain Driven Design fatto con Functional Programming. Ah, ok. No, passamelo perché sono un po' interessato. Mi sta passando, è un professore indiano molto, molto bravo nella community Scala, ma non mi verrà in mente. No, come e poi io lo condividerò nelle note dell'episodio senza nessun tipo di problema. Un po' quindi, da come l'hai spiegata, il Functional Programming è un po' la lente con il quale guardi il mondo e il contesto nel cui lavori alla fine. È un modo che trovo molto potente di modellare delle cose. Non è l'unico modo, ci sono mille altri modi, li spiegano ovunque,
La cosa che io apprezzo sempre Function Programming è che ti permette di avere più o meno un passepartout per tutto, cioè una volta che ti cliccano i concetti li puoi applicare su tantissimi livelli, è molto riutilizzabile come skill, puoi passare da una codebase scritta in Scala a una codebase scritta in Target, i concetti si applicano. Una roba simile è tipo Reactive Programming, cioè quando tu impari una libreria di Reactive Programming, l'ho imparata per la prima volta in Objective-C, prendi Rx Java è uguale, prendi Monix in Scala è uguale, cioè sono dei concetti molto trasferibili, lo trovo una cosa efficiente perché imparare cose è difficile, certo. Meglio imparare meno che si applicano di più. Fantastico, siamo arrivati alla fine del nostro episodio. Gabriele, è stato bellissimo fare questa chiacchierata insieme. Grazie mille a te. Insomma, quello che dico sempre ai nostri ospiti è che da questo momento in poi GitBar è un po' casa tua, quindi vienici a trovare quando è qualcosa di interessante da condividere con la nostra community. Se ti fa piacere, noi abbiamo anche un gruppo Telegram, quindi sì, piacere, puoi venirci a trovare anche là. Nulla, grazie di nuovo, grazie infinitamente a nome mio e di tutta la community. Grazie a te Mauro, è stato molto piacere. È stato un super episodio con Gabriele, ci ha accompagnato alla scoperta di TypeScript, cercando di dargli anche un po' una forma diversa da come è visto solitamente, e anche insomma ci ha introdotto al mondo Scala, che come sapete io guardo con distante ammirazione, con un wannabe sulla spalla, sempre proteso verso quel linguaggio. Prima o poi lo imparerò. Detto questo, io vi ricordo rapidamente i nostri contatti: info@gitbar.it o @brainrepo su Twitter, il nostro gruppo Telegram, e vi ricordo che abbiamo appena lanciato la campagna donazioni per l'acquisto della nuova attrezzatura per gli ammutinati, in modo che tutti gli speaker di GitBar abbiano un microfono di alta qualità, per cui se potete entrate nel nostro sito e cliccate su supportaci. Detto questo, io vi do appuntamento alla prossima settimana e niente, alla prossima, ciao! GitBar, il circolo dei full stack developer. Una volta a settimana ci troviamo davanti a due birre e con Brain Repo parliamo di linguaggi e tecniche di sviluppo web, di metodologie e di strumenti immancabili nella cassetta degli attrezzi dei full stack developer.